Allora, io sono venuta a Carenno, che avevo pochissimi mesi e adesso ho 59 anni e sono venuta ovviamente con i nonni e col papà e la mamma. La prima struttura che ci ha accolto a Carenno è stato l'Albergo Rosa, che ai tempi era dotato di una sorta di babysitteraggio. Per cui la cosa era molto comoda perché io venivo affidata insieme ad altri bambini a questa signora e i miei avevano un attimo di tranquillità. Ovviamente poi da lì ho cominciato a venire solo d'estate fino a una certa età, fino ai 18 anni, così. Dopodiché, come tutti i ragazzi, mi sono staccata dal paese e ho fatto un po' la mia vita. Sono poi rientrata rivenuta a Carenno quando sono nate le bambine, e per cui a quel punto lì è ricominciato il ciclo naturale del villeggiante a Carenno nei mesi estivi. Il fenomeno della villeggiatura a Carenno ha delle radici molto antiche. Consideriamo che già nella seconda metà dell'Ottocento, nell'ultimo ventennio circa, abbiamo testimonianze di importanti famiglie originarie soprattutto della città di Milano che venivano in villeggiatura a Carenno. La villeggiatura a Carenno si sviluppa anche per questa, come dire, fama che il paese aveva diffuso in quel di Milano di un luogo, intanto dall'aria salubre, particolare, questo ancora oggi è rinomato, lo dicono anche i medici, ma il fatto anche di essere facilmente raggiungibile con la costruzione della ferrovia, che diventa il principale tramite di arrivo dei villeggianti proprio in quest'epoca, a cavallo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. E poi diventa il fenomeno, almeno così mi è sempre stato raccontato, non essendo io all'epoca vivente, cioè del boom degli anni 50, degli anni 60 e forse ancora degli anni 70, dove le persone mi hanno sempre detto, anche i miei parenti, ah, durante l'estate Carenno raddoppia il numero degli abitanti, per tanti villeggianti arrivano. L'estate aveva un movimento, l'estate degli anni 60 qua era il boom. Era il boom della villeggiatura. Allora, i carennesi soprattutto parlano tanto di una volta, nel senso che sono legati al fatto che una volta Carenno era veramente un paese vivo, la gente veniva, era proprio turistico al massimo, tantissima gente, tantissime attività, anche bar e osterie erano veramente numerose. Una volta c'era il cinema, c'era il teatro, c'erano delle feste, non solo quelle, che adesso sono all'oratorio, d'estate, dalla festa dell'Unità, dalla festa degli Alpini, c'era il Palio, c'erano, eventi culturali in genere. Adesso queste cose si sono molto, molto limitate. C'era un cinema per portarci i bambini e i vecchietti la sera. Io ricordo che in quel cinema, negli anni 70, veniva Iannacci, veniva tutta, diciamo così, il cabaret milanese, c'erano tre campi da bocce. Era un turismo di villeggiatura che vedeva le persone avere molti, avere le seconde case ed altri prendere case o appartamenti in affitto per l'intero periodo, spesso luglio ed agosto, un fenomeno che oggi non esiste più, ci si concentra maggiormente sul fine settimana. Il grosso problema è stato l'esosità e la mancanza di offerta. Le case qui hanno cominciato a costare molto di più, l'offerta non era più all'altezza di quella che doveva essere come un tempo, la possibilità di venire, passare qualche giorno, perché se uno deve prendere, andare a Calolzio a fare la spesa, perché qui non c'è più niente, non fai fatica ad arrivarci perché la corriera non c'è più, paghi per un mese la casa d'estate, quello che in altri posti costa molto meno, evidentemente le persone se ne vanno, insomma, cercano altri posti. A mio parere il turismo che torni negli anni 80 è una cosa quasi impossibile, perché comunque il turismo è diventato per la gente una necessità primaria, un bene primario. Vanno dove la gente trova proprio i servizi e
posti, comunque abbiamo altre possibilità di spostamenti, di spostarci, abbiamo le macchine che sono velocissime, ci sono gallerie, andiamo a Bormio in un'ora e mezza da qua, i milanesi dicono invece di Carenno vado a Bormio. Il nuovo turismo non è più tre mesi, vengo qua tre mesi estivi, tanto sono vicino a Milano, un'ora in macchina sono qua. È un turismo che passa il weekend o passa un giorno, due giorni qua. Una via d'uscita è proprio pensare a dare tanti servizi come paese e far venire la gente qui ad abitare, occupando un po' le case vuote che ci sono, perché ci sono davvero tantissime case chiuse. E sono felice perché adesso comunque la Proloco ha puntato a creare attività e tentare di dare un'ondata di aria fredda, di aria nuova al turismo, portando un po' di gente durante le loro attività da fuori.